Javi, Loki mi ha detto che eri qui. Mi ha raccontato della richiesta del costruttore. La sua offerta mi turba. Perché il passaggio è ostruito? Qualcuno è stato qui di recente. Mi hai sentito, Javi? Questo costruttore è solo uno straniero. Non conosciamo le sue intenzioni. Io regno su Asgard, Tyr. Non dubitare della mia volontà di proteggerla. Calmati, vecchio amico. Che cosa ti tormenta? La profezia mi opprime. Possibile che ci sia un collegamento su quella nostra? Le Norne hanno predetto la mia morte nel Ragnarok. Hanno descritto la scena del mio trapasso. In molti periranno nella battaglia finale, è risaputo. Ma sarà una morte gloriosa. E rivivremo nei racconti delle nostre gesta. Avrò bisogno della tua forza nei giorni a venire. Sarà un'ancora, uno sprone, un appiglio nel caso in cui dovessi vacillare. E così sarà, fino a quando avrò vita. Ma devo avvertirti, agisci con cautela in questo luogo. Ciò che accade qui può lacerare il tessuto stesso dei Nove Mondi. Così. La fonte è sigillata. Qualcuno vuole impedirmi l'accesso. Forse è una sorta di avvertimento. La prenderò come una sfida. Ricordavo che ci fosse più luce qui. Queste pietre solari guidano la luce, ma il suo percorso è stato deviato. E se un invasore avesse tentato di sabotare le difese della fonte, dovremmo intervenire. L'integrità di questo luogo sacro deve essere preservata. Ma se siamo un bene o un male per esso, resta da vedere. La luce deve colpire due punti, ma c'è un solo raggio. Come può un raggio di sole scaldare due torri? Basta soltanto dividerlo. Questo si muove così. Ma cioè, di lato non si muove. Adesso sì. Evidentemente non si fa così. Lo tocca lì. Quindi veramente non possiamo. Devono essere illuminati tutti e due. Come cazzo facciamo, scusa? Perché se muoviamo quello lì, chiaramente sparisce la luce qua. Qualcosa anche là. Hai già fatto in passato. Ah, guarda. Una volta o due. La luce ha trovato la via. La pietra è illuminata. Aspetta quello. Le Norne non apprezzeranno la nostra visita. I curiosi non sono i benvenuti. Ce ne saremo andati prima che se ne accorgano. Sto dicendo, se questo illumino là, vabbè. Il problema non è quello. Il problema è che non si illumina comunque al secondo. Quello da carica là sopra e va bene, grazie al...
Vediamo quello là. Questo forse. Possiamo abbassare questo. È l'unico che ha, che è indipendente alla fine. Sembrerebbe l'unico indipendente. Perché tanto quelli là sono già illuminati. Ok, ma poi? Facciamo illuminare questo coso. Vediamo se se la fa. Però sono dei geni. Stronzo. Oh, vediamo se comunque me lo dà lo stesso, provo a vedere se si sposta un attimo. Manca un cazzo. La fonte è accessibile. Seguimi, Tyr. Gruppo. Prendi ciò che ti serve in fretta. Non indugiamo. Così sia. Venga a parlare. Cielo sperduto, non dovresti essere qui. Dove sei? Non c'è lupo di cui mi possa fidare. Avi, fermo! Fatti da parte, Tyr! Non voglio lupi ad Asgard. Questo è un luogo sacro, Avi. Non si può uccidere qui. E tu lo sai bene. Hai forse perso il senno. Agisci come se lo spirito di un altro ti possedesse. Sembra. Un fato oscuro mi attende. Le Norne hanno predetto che un lupo mi ucciderà nel Ragnarok. Abbatterai tutti i lupi dei nove regni per sfuggire a questo fato? E qualcuno l'abbiamo ammazzato. Prendi questa bestia e ingabbiala. Farei lo stesso con tutti i cani e i lupi di Asgard se potessi. Niente che ho aperto il coso. Se rasserenerà il tuo spirito, farò come chiedi. Ci servirai lucido nella guerra che ci attende. Grazie per avermi fermato, Araldo di coraggio. Quando si scende a queste profondità, non c'è più modo di risalire. Dunque continueremo la discesa.
Siamo sott'acqua qua. Quanto pare non... Adesso qui è tutto aperto, abbiamo fatto l'enigma per... Non c'era la via alternativa, guarda. Loki? Loki. Aspetta però, qui c'è una... Queste lacrime di tiro. Sono 2 metri qua. Lacrime di Ymir. Sei entrato nella fonte, vero? Hai trovato quello che cercavi? Ho un odre con l'acqua sacra, sì. Il costruttore si prepara alla dimostrazione. Com'era la fonte? Calma, pacifica, tranquilla? Che cosa vuoi sapere, Loki? Sapere? Sono solo curioso. La fonte è un luogo di meraviglie. Vorrei tanto vederla. Con noi c'era un cucciolo di lupo che ha violato il luogo sacro. Ma Tyr se ne è preso cura. Preso cura? È morto? Il lupo è vivo. Ma Tyr lo rinchiuderà nella sua sala. Non voglio lupi in libertà ad Asgard. Oh, certo. Bene. Saggia decisione, Havi. Volevo ucciderlo. È stato Tyr a fermarmi. Tyr è pragmatico, e questo è un bene. Dovresti ascoltarlo più spesso. E adesso dimmi, dov'è il costruttore? In un campo, non lontano da qui. Il tuo corvo troverà la via. Sento puzza di tradimento, però. Devo... È il posto qua. Costruttore. Tempismo perfetto. Che strano posto dove trovarsi. Il luogo perfetto. Hai portato l'acqua? Come promesso. Splendido. Unendo l'acqua al mio pigmento, la sua magia alimenterà le rune di protezione che ho inciso qui. Io pure un portale. Non ingannarmi. Nessuna runa riuscirà a proteggerti. Una mistura perfetta. Aspetta, che cosa fai?
Richiamo la magia dell'Ugr per unire la mia essenza a questi incantesimi e amplifica l'effetto. Magia dell'Ugr? L'hai appresa dagli Jotun? Loro ne praticano una forma, ma questa è una mia tecnica personale e ho quasi finito. Potresti renderti utile e portarmi tutti i vasi di pigmento che puoi? Oh, ma che ci hai preso? Insomma. Attento con quel vaso, è fragile. Volevo tirargliele. Ricorda, posalo e non romperlo. Attenzione. Possiamo sostituire. Possiamo fare Splatoon, ma non il suo tempo di preparazione. Va bene, è il punto giusto. E ora, costruttore? Dovresti allontanarti. Magari su quella roccia. La vista sarà migliore. La roccia. Ecco, basteranno. Basteranno. Colore blu come i Jotun. Ed eccolo qui, un vero capolavoro. Le rune che hai dipinto hanno creato lo scudo. Esatto, e se tutto andrà per il meglio, proteggerà gli alleati e consumerà i nemici. Dimostralo. Chi se ne frega, qui dentro e basta. Attira gli invasori fuori dalla foresta verso lo scudo. Vivi, ovviamente. Devono essere vivi. Attraversare la barriera non mi nuocerà. Hai la mia parola, Javi. Nord ovest. Cosa vedi, vecchia amica? Salve. Oh. Sono qui, ammassi di sterco! Vi nascondete come codardi? Mi temete tanto da disperdervi come topi davanti a un felino? Vieni solo tu, stronzo. Ah, che stanno venendo anche gli altri. Molto bene, portali vicini. Sì, sì, funziona. Incredibile. Come falene sulla fiamma. Avanti, vieni, vieni. Io sono uno e voi molti. Che cosa avete da perdere? Non è che li stiamo alimentando. Ho perso la morte. Non è che se si compie un rito. Vieni anche tu. Il tuo scudo non funziona, costruttore! Stanno entrando! Non riesco a capire che dovrebbero essere morti! Trattienili! Non, non, non cedete! Cazzo, non si vede. Ah, sprecato su di lui perché era già morto. Sono... le due armi così sono pericolose, consumano troppo. E poi in realtà si risse. Il tuo scudo ha attirato un'armata. Ma è fragile come le tue promesse. So
sangue per Odino. Questi neri? Questo non è ciò che hai promesso. Non pensarci adesso, i nemici sono ovunque. Vai là. Mio Dio, che danno. No, no, no. Non ce la fa cambiare adesso. Devo lasciare che Loki ti uccidesse. Via. Non potevo spostarmi, non posso spostarmi. Devi ripararlo! Ora! Vediamo. Poi non so, a volte te la fa cambiare l'arma in combattimento, tipo che è capitato. Altre volte non è invece non ce l'ha lasciato fare. Perché sono neri questi qui? Ora vogliamo la difesa! Questo non è ciò che hai promesso. Non pensarci adesso, i nemici sono più! È la tua figlia! Avrei dovuto lasciare che non ti uccidesse. Ma vaffanculo! Sto facendo il possibile! Non è andata come avevo previsto, ma l'importante è che alla fine la semina dia buoni frutti. Frutti amari, non dolci come le tue promesse. No, una volta me l'ha accesa per il combattimento, sono abbastanza sicuro. Ha tenuto. Lo scudo è un portento. Ha retto. È efficace, ma instabile. Non temere, amico mio. Che altro è piccolo. È risolto. Ho trovato la giusta miscela. Con i dovuti materiali e il giusto incentivo, costruirò una torre così alta da proteggere l'intera Asgard. Di materiali ne abbiamo a volontà. Quale incentivo parli? Oh, una sciocchezza, niente di che. Voglio Freya come mia moglie regina. Giù da Asgard. Che Freya. Ovvio che l'ha pianificato, sentiamo perché, perché Freya. Regina di Asgard. Intendi forse regnare al suo fianco? Non oserei mai. Vorrei solo compiacermi della sua bellezza. Lei governerà come riterrà più opportuno. Non baratterò Freya come se fosse un fascio di grano. Sarà lei a dirmi ciò che desidera. Fa ciò che devi, ma il mio prezzo non cambia. Niente Freya, niente scudo. Non chiedo altro. E tu qui non hai altri amici, dunque sii cauto. Scudo è scomparso. Miglia allargata. Allora, questi qua non hanno lasciato niente, immagino. Questo un altro qua. Un'altra anche qua, no, però l'abbiamo preso qua. Allora, vediamo un attimo, talenti.
Aspettiamo, c'era... Qui boh, sono divisori, come quello centrale non fa niente, quindi penso che siano solo dei divisori, non è che... C'era rotolata che dicevo che magari poteva... Che giro. Famiglia allargata, parla con gli dèi. Eivor presenta agli dèi l'accordo del costruttore. Adesso ci fa fare il viaggio. Dove cazzo siamo fermi? E poi voglio dire... Cadrebbe in acqua? No. Adesso l'avevamo già letto. Quante luci là? Non so, non so se fidarmi, perché sennò come cazzo si fa a scendere qua? A parte c'è il teletrasporto là, ma... Il teletrasporto là mi sembra che non... Mi ricordo adesso dove portava. Però forse portava là, esattamente dove... ci serve da provare a buttarsi, in effetti. Ok, niente, porta giù. Porta giù, ma non è qui.